Oggi vi leggerò la storia di Cornelio. Quando le uova si schiusero, i piccoli coccodrilli sgusciarono fuori e iniziarono a zampettare sulla sabbia del fiume. Non Cornelio, però. Lui uscì in piedi. Cornelio cresceva alto e forte e raramente si metteva a quattro zampe. Vedeva cose che nessun coccodrillo aveva visto prima. Posso vedere molto al di là dei cespugli, disse una volta. Ma gli altri coccodrilli risposero: E allora, cosa c'è di speciale? Posso vedere i pesci dall'alto, disse ancora Cornelio. E allora, replicarono seccati tutti gli altri coccodrilli. E così un giorno Cornelio se ne andò molto, molto arrabbiato. Non aveva fatto molta strada quando incontrò una scimmia. Posso camminare su due zampe, disse orgoglioso, e posso vedere cose anche molto lontane. Io posso stare in equilibrio sulla testa, disse la scimmia. E anche a prendermi per la coda, aggiunse. Cornelio era davvero sorpreso. Puoi insegnarmi come si fa? Certo, rispose la scimmia. Tutto quello che ti serve è tanto esercizio e un piccolo aiuto. Cornelio si impegnò e imparò tutti i trucchi della scimmia e la scimmia era felice di aiutarlo. Un bel giorno finalmente riuscì a stare in equilibrio sulla testa e ad appendersi per la coda. Tutto orgoglioso, Cornelio tornò al fiume. Guardate, disse, riesco a stare in equilibrio sulla testa. E allora fu tutto quello che dissero gli altri coccodrilli. Posso anche appendermi per la coda, disse ancora Cornelio. Ma gli altri si limitarono ad aggrottare la fronte dicendo. E allora? Deluso e arrabbiato, Cornelio decise di tornare dalla scimmia, ma mentre si allontanava guardò indietro. E che cosa vide? Gli altri coccodrilli cadevano l'uno sull'altro, cercando di mettersi in equilibrio sulla testa e di appendersi per la coda. Cornelio sorrise. La vita sulla riva del fiume non sarebbe mai più stata la stessa. Ci vediamo domani.